Allora, adesso iniziamo un'altra parte del corso, la seconda sezione. Dove ci occupiamo delle misure di parametri elettrofisiologici. Allora, quindi cercheremo di trovare il modo di applicare queste conoscenze che abbiamo fatto. Adesso noi abbiamo acquisito un po' di conoscenze sul funzionamento della corrente elettrica e dei principali componenti. Adesso noi le applicheremo queste conoscenze in due ambiti specifici, che sono due ambiti di vostro interesse. Uno sono le misure di grandezze di tipo elettrofisiologico. E un altro poi è il tema della sicurezza elettrica, che è una cosa che ricade inevitabilmente sulla vostra responsabilità in quanto tecnici, partendo dal presupposto che il medico per sua natura delega qualunque aspetto meramente tecnico ai tecnici che tiene in quel momento sotto mano. Quindi, qualunque sia l'ambito, il problema della sicurezza, anche se voi non siete esperti di sicurezza, né lo potete diventare con questa lezione, però comunque è una cosa che in qualche maniera ricade su di voi e quindi sulla quale è importante che voi abbiate una certa consapevolezza, fermo restando quindi dei principi base siate in grado di rispettarli, fermo restando che poi nel metodo dovrete chiamare l'ingegneria clinica o qualcuno che si occupi di questioni in merito. Però, come si dice, quell'annusata, quell'aspetto minimo, quella sensibilità minima che eviti di poi, diciamo, che possano nascere dei guai. Devo dire la verità, da un punto di vista culturale, adesso nelle aziende c'è molta più attenzione di prima rispetto a questo tema, e quindi diciamo che è abbastanza complicata. Però, siccome ci sono alcune aree, quelle dove si fanno esami soprattutto di tipo cateterismi o sale operatorie, o dove ci stanno fluidi che possono andare a fuoriuscire e quindi, tra virgolette, anche andare a finire all'interno delle attrezzature, ci sono situazioni che possono in qualche maniera, magari lì sembrano normali, però poi possono innescare delle situazioni, diciamo, di rischio, soprattutto quando non si è all'interno di aree particolari protette, perché quando, come vedremo, si sta all'interno di sale operatorie, delle rianimazioni, ci sono delle situazioni impiantistiche molto controllate, per cui la possibilità che succedano danni sono difficili. Quando si sta fuori da queste sale, quindi si sta all'interno di ambulatori, dove però poi magari, questo però, si fanno situazioni dove si va a indagare, anche dove ci stanno parti applicate, dove ci stanno situazioni. Io non voglio parlare di cateterismi, perché cateterismi in quegli ambienti non si possono fare, quindi sarebbe fuori legge. Però si sta a stretto contatto con la superficie del paziente e allora il problema è la sicurezza ci può stare. Questo però sarà l'ultima parte del corso. Ora, noi adesso cerchiamo di introdurre un po' il tema della misurazione, perché un aspetto sicuramente importante e utile, al di là della questione strettamente relativa diciamo, alle correnti elettriche, è per prima cosa anche avere un po' chiaro il tema della misura. Cioè, quando facciamo misure, che cosa dobbiamo tenere presente? Allora, le misure e quindi gli strumenti possono essere sostanzialmente di due tipi.
misure e strumenti che fanno misure statiche, quindi parametri che rimangono stabili nel tempo, a temperatura, che è una misura statica, oppure misure dinamiche, cioè di parametri variabili nel tempo. Quando si fa una misura, noi dobbiamo avere chiari che una misura deve rispettare, tra virgolette, determinati criteri di qualità. Questa qualità assume diverse forme, diverse declinazioni nel caso delle misure. Quindi anche questa è un'occasione per chiarirci le idee, perché alle volte su questi temi spesso si fa una certa confusione. Allora, quando noi parliamo di una misura, qualunque essa sia, quindi significa che io vado a rilevare una grandezza e vado a dare a quella grandezza un valore numerico, poi questa sostanzialmente è una misura, un primo punto di cui mi devo preoccupare è la sua accuratezza. L'accuratezza è forse il dato più importante perché è semplicemente la differenza che c'è tra il valore vero, che noi non sappiamo qual è, e il valore misurato, che noi presumiamo sia quello vero, ma non è detto che sia quello vero, anzi, statisticamente nella totalità dei casi non lo è, perché c'è una differenza tra il valore vero e quello che noi abbiamo misurato. Questa differenza per ogni tipo di misura è bene che sia nota a priori, cioè io quando faccio una misura è bene che io sappia a priori questa differenza in base al tipo di strumento che adotto, alla tecnica, eccetera, quant'è. Perché? Dico, vabbè, ma scusa, fai una misura sapendo già che è sbagliata. Sì, io tutte le misure sono sbagliate. Il problema è che se io so di quanto è sbagliata, allora io riesco a capire che tipo di, diciamo, responsabilità, che tipo d'uso posso fare di quella misura. È chiaro? Devo capire se quella misura, ad esempio, io so che io quando misuro una temperatura di una persona, so che misuro una temperatura con una precisione, dico per dire, del 5%. Mi sta bene perché se quella persona c'ha 36 o c'ha 36 e mezzo, non cambia la storia. Quindi posso prendere delle decisioni in merito a quella misura, però devo sapere quella misura entro quali ambiti e entro quali limiti è curata. Ci sono altre cose dove una differenza anche dell'1% può essere vitale. Lo devo sapere prima, è l'importante è saperlo prima. La precisione di uno strumento di misura, che noi spesso confondiamo con accuratezza, in realtà è il valore della più piccola divisione della scala in uno strumento alla cifra meno significativa. Che cosa significa? Se io misuro la temperatura, dico che è 36 gradi, poi vado a fare un'altra e dico che è 36,3. Allora, è 36 o 36,3? In realtà 36,3 è la stessa cosa di 36, solo che 36,3 è una misura. Che io, se io ho uno strumento che mi dà il 36,3, ho una misura che è più precisa. Quindi anche qui, se io ho bisogno per la mia decisione di sapere se la misura è 36,3 o 36,4, io ho bisogno di uno strumento che mi misuri quella cifra decimale. Se io non ho bisogno di sapere se è 36,3 o 36,4, o 35,9, mi basta bene anche un strumento che misura, che quella cifra decimale non la misura, che è uno strumento meno preciso. È abbastanza lecito ritenere che uno strumento più preciso sarà anche uno strumento più accurato, perché se mi dà la cifra decimale, ovviamente quella cifra decimale me la devi dare, diciamo, accurata, quindi significa che
Quel 36,5 me lo dice, potrebbe essere 36,6 o 36,4, ma non può essere 37. Quindi è abbastanza di sé che se il nostro strumento è più preciso e anche più accurato, però da un punto di vista, diciamo, di principio non è detto, perché può anche darsi che mi dava la cifra decimale che è tutto sballato. E allora a quel punto mi serve più uno strumento che è meno preciso, ma che comunque mi garantisca quell'accuratezza. Quindi la precisione si gioca tutta sui decimali, no? Che io vado a prendere in più o in meno per definire quella determinata misura. Allora, la risoluzione. La risoluzione è un po' più, diciamo, complicata da far comprendere, però cercherò di farvela capire in ogni caso. Supponiamo. Supponiamo che io sto a quel punto a misurare la temperatura dove ho la precisione di una cifra decimale. Allora io che cosa faccio? Sto lì e me la so, immagino che provo questa apparecchiatura. Prima di usarla la voglio provare. Per provare un'apparecchiatura come si fa? E si usano dei sistemi campione, no? C'è uno strumento campione che genera una temperatura definita. E io quindi metto il mio sensore per misurare la temperatura e vedo questa apparecchiatura come va. Quindi regolo la temperatura e quindi vado a 36,0 e quello misura 36,0. Poi aumento e vado 36,1 e quello mi misura lo stesso ancora 36,0. Poi aumento ancora e vado a 36,2 e quello mi misura 36,2. Cioè che significa? Che è vero che mi dà la precisione della cifra decimale, però misura 36,0, 36,2, 36,4, 36,1, 36,3, non me le misura perché praticamente se non c'è un salto di 2 decimi, quello non la fa la misura, non riesce ad apprezzare la differenza. Allora che significa? E quell'apparecchio che magari ha un'accuratezza del 0, del 10%, dell'1%, perché di quello è l'accuratezza, che ha una risoluzione di una cifra decimale, però che ha una precisione di una cifra decimale, ma ha una risoluzione pari a 0,2, perché un incremento più piccolo di 0,2 non lo apprezza. Chiaro? Vedete quella cosa che noi confondevamo con l'accuratezza, poi quante declinazioni ha? Cioè accuratezza, precisione, risoluzione, che tutte quante stanno a definire la qualità dell'apparecchio di misura. Quindi quando voi vedete anche le caratteristiche di uno strumento di misura, queste cose devono essere dichiarate. Cioè occorre che venga scritto da qualche parte qual è l'accuratezza, qual è la precisione, qual è la risoluzione. Perché se io ho bisogno di fare misure molto fini e io della risoluzione ho bisogno, ovviamente posto che l'accuratezza sia commisurata, perché in generale l'accuratezza è un dato che deve partire da, cioè voglio dire, io posso avere anche risoluzione di 0,2 ma l'accuratezza di 0,4, ma se non ho la risoluzione di 0,2 non avrò mai quell'accuratezza, è chiaro? Se è una risoluzione di 0, non posso parlare dell'accuratezza 0,4. È chiaro? E quindi sono cose che vanno un po' verificate. La riproducibilità, anche questo è un altro dato importante che va verificato, perché se io applico determinati valori, soprattutto in un ambito di tempo, io mi aspetto di avere sempre gli stessi risultati. Ma purtroppo lo stesso non è così, perché alle volte io applico 2 volte lo stesso valore e ottengo risultati diversi.
In realtà, questo può essere legato a delle condizioni ambientali, quindi quella misura, tra virgolette, e la riproducibilità può essere un parametro legato non solo all'apparecchio, ma anche all'insieme delle misure che vengono messe in campo. Allora, io vi posso, la misura che ho messo in campo, che prevede che ci siano diversi apparecchi, dove a quel punto l'accuratezza della misura nel suo complesso sarà certamente inferiore. Quella che è l'accuratezza, diciamo, maggiore di ogni singolo apparecchio, perché se io metto più apparecchi, ovviamente l'accuratezza complessiva sarà legata all'accuratezza dei singoli apparecchi, sarà sicuramente inferiore a quella che è l'accuratezza dei singoli apparecchi, perché l'errore che si commette potrebbe essere la somma degli errori composti dai singoli apparecchi che fanno capo alla misura. Poiché naturalmente io termino come accuratezza l'inverso delle cose, l'errore più alto e l'accuratezza più, diciamo, più bassa, se ho un errore più basso e l'accuratezza più alta, la somma degli errori mi fa diminuire l'accuratezza complessiva della misura. E la riproducibilità potrebbe anche non essere legata all'accuratezza, ma potrebbe essere legata a condizioni ambientali, cambia la temperatura, cambiano una serie di condizioni per cui quella situazione, quel sistema di misura nel suo complesso, diciamo, potrebbe avere una riproducibilità limitata, cioè sarebbe significare che io per determinati parametri, se io le applico in tempi diversi, ottengo dati diversi. Quindi il dato devo farlo, ad esempio, in certe circostanze, in certe condizioni. Quindi mi dovrò preoccupare di riprodurre quelle condizioni per cui ottengo sempre quel dato, che sarà poi, tante volte capita, no? Quel dato è stato misurato in quelle condizioni. Quindi in quelle condizioni sarà un dato riproducibile. Fuori quelle condizioni non sarà riproducibile. Chiaro? Beh, la sensibilità statica è sostanzialmente simile alla risoluzione, è quell'esempio che vi facevo prima, è legata alla calibrazione, quel processo che io faccio variando in modo, diciamo, progressivo l'ingresso desiderato all'interno di una normale area di funzionamento e osservando gli incrementi di uscita. Tutti questi parametri che abbiamo, diciamo, espresso possono essere sintetizzati all'interno della curva di calibrazione, che è una curva che sostanzialmente stabilisce qual è il rapporto tra quello che io inserisco e quello che io misuro. E che prima di fare una misura va definita, cioè un'apparecchiatura o uno strumento, una catena, dovrebbe avere una sua curva di calibrazione dove io applico l'ingresso e misuro l'uscita, ovviamente dove io poi fra l'ingresso e l'uscita vado a definire una serie di vado a fare tanti ingressi, tante uscite, in modo che io riesco a tracciare una curva che mi dice qual è la risposta tra l'ingresso e l'uscita e che quindi possa adoperare naturalmente per prevedere quello che mi capita in ingresso rispetto all'uscita. Quindi vediamo che ad esempio qui, che è stata ad esempio questa intercetta, come vedremo, rappresenta ad esempio il valore di offset, cioè il valore che io ottengo in uscita quando l'ingresso è zero. Che capita, cioè capita che io ho l'ingresso zero e ho un'uscita che è diversa da zero. È una cosa sulla quale, ad esempio, si può porre rimedio perché ci sono dei sistemi di regolazione che riportano poi questa curva in maniera che avete l'intercetta
con lo zero, perché io, diciamo, questo offset, questo dato rappresenta un dato che poi io me lo porto dietro, quindi è un dato che poi si va a sommare ai dati che io vado a misurare, quindi tutti i dati che vado a misurare si ritroveranno sommati con questo dato, quindi significa che avranno questo errore, diciamo che è un errore perché ovviamente questo è un'evidenza della limitata accuratezza, che questo è già un errore, che se io ho l'ingresso 0, a meno che non sia previsto che per l'ingresso 0 ci debba essere un ingresso diverso, un'uscita diversa da 0, diciamo che quasi certamente questo qui è un errore che mi dà conto di una limitata accuratezza, che però me la porto per tutta la misura. Quindi se io la so in anticipo, io miglioro l'accuratezza perché so che tutti i dati che verranno da lì fanno questo valore che deve essere sottratto. Se io lo sottraggo, ottengo un valore sicuramente più accurato. Cioè la inaccuratezza a causa di un errore di questo tipo facilmente, tra virgolette, diciamo gestibile, no? Perché basta che ci tolgo tutto quanto questo valore e risolto il problema. Il dramma è quando viceversa questa inaccuratezza è variabile. Allora diventa complicato. Perché io non posso più recuperarlo, quell'errore. Poi naturalmente ritroviamo che l'errore, per esempio, di precisione e di risoluzione lo vediamo ad esempio diciamo nello scatto che ci può stare tra questo tra un valore ognuno di questi puntini e il valore precedente, no? E così. Poi c'è un altro problema che può capitare, che è la deriva. Cioè quello che può succedere, ad esempio, è che questa curva non rimanga costante nel tempo. Cioè questa curva, ad esempio, si può spostare verso l'alto o verso il basso, oppure anche cambiare, ma questo sarebbe peggio, a seconda di condizioni ambientali. Questo è importante saperlo, perché se io so che c'è un'alterazione di quella che è la risposta dello strumento a determinate condizioni ambientali, che devo tenere quelle condizioni ambientali sotto controllo. Perché naturalmente io faccio questo calcolo, questa curva, e me la posso anche segnare, però se poi a variare della temperatura, questa curva cambia e io vado a fare la misura, il dato che ho non sta più in questa curva e quindi non so nemmeno che tipo di decisione prendere su questo. La linearità. Allora, si dice che un sistema o un elemento è lineare se facendo due misure, quindi y1 la risposta x con 1 e y2 la risposta x con 2, allora la risposta y con 1 più y con 2 è uguale a x con 1 più x con 2 e la risposta a k se x con 1 è uguale a k y con 1. Cioè sostanzialmente se questa curva si mantiene sotto forma di linea retta. Quindi questa fondamentalmente è ad esempio, una curva di calibrazione che mostra che l'apparecchiatura è lineare o non è lineare. No, continuo, sono vari punti sopra il gioco.
ci stanno dei... No, il problema è che non è lineare, o quantomeno non è completamente lineare, perché fa una curva. Cioè, se la linea di calibrazione fa una curva, quella è una non linearità. Perché in quella curva è facile dimostrare, se ho kx con 1 come ingresso, non vale l'uscita ky con 1. Perché se io definisco k come il valore di questa pendenza, ovviamente qua la pendenza cambia, quindi l'uscita non sarà più proporzionale secondo la stessa costante K rispetto all'ingresso. Ma però questo voglio dire potrebbe essere un minore problema perché io individuo la zona di linearità e quindi io farò le misure perché siano nella zona di linearità. Cioè è importante sapere. Perché io so qual è il range di ingressi che devo accettare affinché la misura sia nell'ambito della linearità. E per questi dati dovrebbe essere, diciamo, importante sapere quali sono i range dei dati d'ingresso perché tutte queste condizioni sono verificate, per cui se siamo nel range, per quali sono il range di ingresso, per cui io sto quindi in questo caso, il range di ingresso per cui sono nella linearità sarà da questo valore a questo valore. Quindi vedete, ad esempio, qua due curve, ovviamente, per le quali in entrambi i casi la misura è lineare, perché abbiamo una retta che regola l'ingresso e l'uscita, ma ad esempio in un caso io ho la deriva di sensibilità, perché a seconda del parametro e causa di deriva molto spesso è la temperatura, ottengo una sensibilità diversa, oppure posso avere la deriva di offset che abbiamo visto prima. Cioè sono tante le situazioni, soprattutto quando si fanno, diciamo, misure di tipo elettrochimico, eccetera. Queste sono cose all'ordine del giorno, quindi bisogna saperle prima per creare quelle circostanze tali da consentire allo sperimentatore di avere contezza di quali sono, diciamo, gli ambiti di sicurezza nei quali si può muovere. È tutto chiaro? Allora, noi dobbiamo ricordarci in una misura di avere queste caratteristiche, diciamo, quindi questa è una specie di glossario, delle caratteristiche che noi dobbiamo aspettarci di leggere su un sistema di misure. Ora, un altro aspetto, diciamo, nelle definizioni che può essere utile è il concetto di impedenza generalizzata. Potremmo trovarlo, potremmo non trovarlo. Ora, in generale, i sensori e gli strumenti biomedici convertono le grandezze non elettriche in un segnale elettrico. Questo è un classico. Perché? Semplicemente perché il segnale elettrico noi lo riusciamo a misurare in maniera più facile. Cioè, anche se magari
anche se magari siete, diciamo, in questo momento a voi sembra più complicata la questione elettrica, eccetera, però il segnale elettrico è quello più facile da maneggiare. Quindi le apparecchiature, la stragrande maggioranza delle apparecchiature, cercano sempre di trasformare una grandezza chimica, biologica, meccanica, di temperatura, di pressione, di forza, in una grandezza elettrica, perché quella poi è la cosa più semplice da misurare. Per noi misurare una tensione, una corrente è una cosa banale. Apparecchi di 2 euro che permettono di misurare una grandezza elettrica. L'importante è avere quella grandezza elettrica stabile e accurata. Io la misura della grandezza elettrica la posso fare con una precisione qualsiasi, con un'accuratezza totale. L'importante è avere però quella grandezza elettrica che sia effettivamente, diciamo, accurata, che sia quella a rispettare tutti i requisiti nel suo rapporto con la grandezza fisica che l'ha generata. E quindi può essere interessante avere un rapporto tra quello che è la grandezza elettrica che viene generata e la grandezza non elettrica che l'ha generata, in modo da avere un'idea già di il modo e la correttezza con cui lo strumento misura questa quantità. Questo rapporto si chiama impedenza d'ingresso. Questa impedenza d'ingresso quindi ci dice il rapporto tra la variabile di sforzo e chiamata la variabile di portata, che sono praticamente i due parametri che in qualche maniera sono collegati dalla misura. Quindi questa impedenza d'ingresso ci permette proprio di capire, nel caso, come, quando viene riportato, come sono rapportati la variabile che vado a misurare rispetto a quella che ottengo, che è la componente elettrica, che io poi, la componente meccanica che l'ha generata. Allora, tutto questo come, diciamo, introduzione di tipo generale alla tematica della misurazione. Ovviamente la tematica è molto più articolata, in particolare la teoria, ad esempio, degli errori, le statistiche, come si fanno, perché le misurazioni molto spesso non è che con una misura io riesco a risolvere il mio problema, proprio perché, siccome una delle tecniche che viene adoperata per ridurre l'impatto degli errori, perché molti degli errori che noi abbiamo citato, soprattutto errori legati alla accuratezza, precisione, eccetera, sono errori che si presentano in maniera casuale. Allora, quando questo errore si presenta in maniera casuale, un modo per cercare di avere il valore più vicino possibile al valore vero e fare delle misure ripetute e poi analizzarle da un punto di vista statistico. Quindi questo è quello che molto spesso si fa in certi laboratori. Naturalmente voi avrete a che fare con apparecchiature, non è che siamo, vi sto insegnando a voi adesso in questo momento a fare i ricercatori, eccetera. Vi sto dando una infarinatura. E molte di queste tecniche di riduzione degli errori, eccetera, sono già implementate all'interno delle apparecchiature, per cui quando per caso un'apparecchiatura vi dirà di fare più volte una determinata test, una determinata misura, è perché questa, diciamo, già al suo interno ha le tecniche per cercare di ridurre gli errori. Ora, qualunque sia adesso la misura, il primo problema da affrontare è come trasformare
la grandezza che noi vogliamo misurare in una grandezza elettrica. Perché questo è l'aspetto più importante, perché l'abbiamo detto, se diciamo, la grandezza che io intendo misurare riesco ad averla sotto forma di grandezza elettrica, è facile. Il problema è come trasformare la grandezza che mi occorre in una grandezza elettrica, mi occorre misurare in una grandezza elettrica. E qui occorre quindi adoperare l'opportuno sensore. Quindi uno dei problemi più importanti che c'è all'interno della ricerca microbiologica, anche della ricerca elettrofisiologica, eccetera, è proprio quella di trovare il sensore più appropriato, cioè quel dispositivo che mi permette di trasformare la grandezza che a me interessa in una grandezza elettrica. E i sensori dipendono fortemente dal tipo di grandezza che intendo misurare. Quindi, i sensori più semplici in questo caso sono sensori resistivi, che sono ad esempio i sensori di spostamento resistivi, che significa che io applico questo sensore. La grandezza, diciamo, quel qualcosa che io sto misurando, si sta spostando. In base allo spostamento di questa indotto dalla grandezza che sto misurando, ottengo un segnale elettrico. Perché lo spostamento, ad esempio, è facciamo conto, io voglio misurare la flessione del gomito, d'accordo? Esistono dei trasduttori che si mettono qui. E sono in grado di darmi e di cambiare un valore di resistenza a seconda dello spostamento del gomito, si chiamano goniometri. Allora, se io riesco ad avere un valore di resistenza diverso, sarà sufficiente che io misuri la grandezza, una corrente, una tensione associata a quella resistenza per avere l'informazione sulla posizione del gomito, sulla flessione del gomito. Quindi si tratta di trovare quel aggeggio, quel dispositivo, quella sistemazione che mi permette di associare la grandezza, che in questo caso è una grandezza legata alla flessione del gomito, in un cambio, in un valore di resistenza, che io posso trasformare facilmente in un valore di corrente o di tensione. Naturalmente, i sensori resistivi possono essere efficaci nella misura in cui qualche parametro qualche parametro relativo alla loro struttura sia modificato dalla grandezza biologica. Io in questo caso vi ho fatto vedere, nel caso del trasduttore del goniometrico, c'è una lunghezza che va a cambiare, diciamo, la resistenza complessiva del trasduttore. Quindi, in particolare, in questa formula R uguale rho L su A, in questo caso il parametro che noi andiamo a cambiare probabilmente è la lunghezza. Ok? Però ci sono altre applicazioni dove potrebbe essere, diciamo, più utile cambiare la sezione. Perché magari se io comprimo un dispositivo, se io tiro un dispositivo, riduco la sezione e quindi cambio la resistenza. Oppure potrebbe esserci qualche altro dispositivo dove riduco oppure vado a misurare, cambio la resistività. Questa resistività, ad esempio, può cambiare con la temperatura. Quindi un trasduttore resistivo è un sensore resistivo, è un qualcosa che mi permette di misurare una qualunque grandezza che può incidere modificando il valore di uno di questi elementi.
la lunghezza, la sezione o la resistività. Chiaro? E ce ne sono tantissimi, diciamo, in commercio. Vedete, in questo caso, vedete, la variazione percentuale della sezione è legata alla variazione percentuale della lunghezza. Chiaro? E quindi cambiando la lunghezza, io posso cambiare la sezione e quindi cambio la resistenza. Questa formula dà un po' tutto il, diciamo, Vabbè, questo è un classico esercizio nel quale noi montiamo, simuliamo quello che è una applicazione di un trasduttore resistivo. È un circuito molto semplice nel quale si tiene presente di alcune questioni, cioè questo è il trasduttore. Quindi questo è il trasduttore che viene alimentato da una differenza di potenziale e il cui valore cambia a seconda della posizione del cursore, che può essere pilotata da un parametro di tipo fisiologico, quindi lo spostamento, il passo, il cammino, una temperatura, quello che si chiama. Quindi qua all'interno di questo blocco noi concentriamo virtualmente tutte quelle che sono le possibili variazioni di un trasduttore resistivo. Il concetto rimane fatto salvo lo stesso, perché tanto qualunque sia il parametro che cambia, sempre la resistenza cambia, non è che possono cambiare altro. Naturalmente, questa è la seconda parte dello schema. Questa variazione di resistenza io la devo trasformare in un segnale elettrico. Come faccio? Io faccio prima cosa, alimento il mio potenziometro, e quindi qui una differenza di alimentazione. Poi devo rilevare questa grandezza e leggerla ai capi di uno strumento di misura, che è uno strumento che mi permette di, misurando la tensione ai capi del potenziometro, che però è stato alimentato, misurare di fatto quella che è la resistenza del potenziometro causa della sollecitazione della grandezza fisica che noi abbiamo utilizzato. Ora, qual è un aspetto che va subito tenuto conto? Che noi qui, ad esempio, abbiamo un trasduttore potenziometrico di 9.000 ohm. D'accordo? Dopodiché io applico qui uno strumento di misura che si rivela avere una resistenza di carico di 1 kilo ohm. D'accordo? Allora, noi abbiamo visto abbiamo introdotto il nostro concetto anche di impedenza, di linearità, per la quale io, se ad esempio cambio, faccio percorrere, do una serie di valori qui al potenziometro, io mi immagino che i valori che sono misurati dallo strumento di misura cambino in modo proporzionale. Giusto? Perché se cambia una certa grandezza qui, significa che la persona si è spostata, quindi c'è stato uno spostamento, un cambio del valore della resistenza che si deve ripercuotere in un cambio del valore misurato ai capi del misuratore, che è questo coso verde. Allora, vediamo un attimo che cosa succede.
Vediamo cosa succede perché esce. vedi la mia cellulare oppure hai No, volevo un attimo. Ecco qua. Ok. Allora. Supponiamo che avesse a questo punto cambi la resistenza, ok? Però questo qui. Vabbè, mettiamolo a zero e vediamo qui quanto è il valore. 2,46. Allora qui c'è qualcosa che questo è il valore della resistenza. Qui io voglio cambiare il valore della posizione del potenziometro. Non sbaglio, infatti mi rende di fare solo un cinquanta. Però non c'è neanche Aspetta un momento. una linea. Oh, ecco qui. Allora, io ho un mio potenziometro qua che abbiamo detto, c'ho il valore di, mettiamoci il valore di 100 ohm, va bene, lasciamo così. Ok? Dopodiché vado sulla posizione e lo metto alla posizione iniziale. Ok? Vado a vedere quanto ottengo la misura e ottengo 500 nanovolt, praticamente 0 volt, quindi l'ho messo praticamente nella posizione qui iniziale, quindi ottengo qui 0 per cui in pratica ottengo 0 volt perché l'ho messo a livello della massa. Ok. A questo punto proviamo a cambiare percentuale e a metterlo al 50%. Ma 51, pari. Vabbè, se no facciamo così. Ok, andiamo a vedere quanto abbiamo misurato, quanto misuriamo adesso e otteniamo 2,43. Andiamo a metterlo al massimo e ottengo 5 ore. Avete qualche commento da fare? Riuscita è uguale alla linea. Beh, in realtà noi abbiamo che io ho messo al 50% la grandezza del trasduttore ma non ho la metà del segnale complesso, non ho esattamente la metà. Quindi in realtà io ho già un errore anche di linearità, perché dal momento in cui io se uso la metà dell'ingresso, non ho la metà dell'uscita, che dal valore minimo al valore massimo c'è 5 volte, ma se di mezzo la mia così non ho la metà del valore d'uscita, quindi ho uno strumento che in questo momento non è lineare. Di quanto non è lineare? Non è lineare beh, insomma, su 7, su 5, quasi il 10%, no? Quindi non è proprio il massimo. Ma perché questo? Beh, perché in realtà non è, diciamo, strano perché la corrente che scorre all'interno di questo
di questa resistenza disturba, perché in realtà io vorrei misurare, se io questa resistenza ce la togliessi, io andrei a misurare esattamente, quindi se tolgo questa, vado a mettere qua, vediamo se me lo fa fare. Vabbè, ci devo mettere per forza qualcosa. Allora, supponiamo di metterci una resistenza infinita. Omega, ok, ci metto nel senso 100 mega. Vado a mettere qua la tensione, la metto pure qua, andiamo a vedere quando il 50% abbiamo esattamente 2,5 volte, che è esattamente la metà di quello che è la tensione di alimentazione. Quindi io che cosa ho? Qual è l'elemento? Che quella corrente che scorre in realtà è una corrente che viene derivata dalla e che quindi in qualche maniera man mano che io cambio il potenziometro, ovviamente assorbe una corrente che è diversa, perché man mano che aumenta la tensione assorbe una corrente sempre maggiore. E questa corrente ovviamente fa cambiare la differenza di potenziale che io misuro, non in relazione alla posizione, ma in relazione al fatto che c'è una corrente che viene assorbita. Quindi qual è la regola che occorre? Che in realtà io devo, siccome per sapere la posizione, io devo fare la misura della differenza di potenziale in questo punto. Io questa misura, che è un principio generale, devo farla in maniera da non disturbare il dispositivo su quale io mi sono collegato. Se io vado a mettere una resistenza, io vado a mettere un dispositivo che ha una resistenza interna e non è di 100 mega, ma di 1 kilo, allora io sto alterando il mio schema di misura. Questo è il principio. Quando io faccio una misura, devo essere sempre attento di non alterare con quello che io utilizzo quello che sto misurando. Se io vado a mettere un dispositivo che ha una resistenza interna di 1 kg, io sto alterando il sistema che sto misurando e quindi ottengo un errore. Quindi il modello, che poi ripeto, è una cosa che va riproposta, dovrete riproporre sempre nel vostro esercizio di test, è un esercizio nel quale voi fate una misura, ma dove questa misura poi viene rilevata in maniera corretta, senza alterare quello che io sto misurando. E naturalmente l'alterazione dipende non tanto dal valore della resistenza d'ingresso, ma dal valore reciproco tra la resistenza del dispositivo di misura e la resistenza d'ingresso. Perché se il mio dispositivo di misura, invece di misurare 100 ohm, misurasse 1 mega ohm, allora il mio dispositivo qui deve essere proporzionalmente più grande. Chiaro? Perché se non c'è, se deve essere molto più grande, perché la corrente che viene assorbita deve essere trascurabile
rispetto alla corrente che viene adoperata per fare la misura. Chiaro? E questo per quanto riguarda quindi i trasduttori di posizione o i trasduttori resistivi, che possono essere di tantissime natura. Che i trasduttori resistivi possono misurare la posizione, ma in questo caso, ad esempio, gli estensimetri possono misurare la forza, perché quando io vado ad applicare una forza su questi estensimetri, per come sono conformati, applicando una determinata forza, la resistenza di questi estensimetri cambia, e quindi io posso, misurando la resistenza dei dispositivi, posso misurare la forza applicata. Chiaro? Questi estensimetri a loro volta possono essere messi all'interno di sistemi per la misura delle pressioni. Quindi io misuro la pressione all'interno di questo dispositivo, ma in realtà vado a misurare la forza che la pressione del liquido esercita su questo dispositivo, che poi la trasforma in resistenza e la vado a prendere dall'esterno. Quindi io la misuro la pressione, ma in realtà, ripeto, sto misurando sempre una resistenza. Chiaro? È quello che fanno poi i trasduttori. Sempre rimanendo nel campo dei trasduttori resistivi, saltiamo un attimo sulla presentazione, perché quindi per esempio se io voglio vedere stati meno resistenti di no, cioè più resistente o meno ma resistente. che significa meno resistente o meno resistente? Non siamo a ambiguità, la resistenza elettrica di un tessuto. Ma allora voi, per sapere se è un tessuto e qual è il valore della resistenza di un tessuto, si usano degli strumenti appositi, che ovviamente il problema è come applicare la corrente, perché per sapere, in genere, per sapere la resistenza di un tessuto, di un dispositivo, si applica una differenza di potenziale e si misura la corrente, banalmente. Il problema è come far attraversare la corrente da quel tessuto. È chiaro? Perché quando io, perché mentre per me è facile far passare la corrente in un dispositivo elettronico, perché ci metto un film, una cosa, una presa, una connessione, oppure ci arrovoglio, cioè, voglio dire, applicare una corrente a una resistenza elettrica, a un dispositivo elettrico, è una cosa facile. Applicare una differenza di potenziale a un qualcosa che non è elettrico, a un tessuto biologico, non è una cosa semplice. Perché, e questo poi lo vedremo quando adesso andiamo a vedere gli elettrodi, nel momento in cui io accoppio una grandezza elettrica a un tessuto che non è un tessuto, che è un tessuto di qualunque natura, nell'interfaccia accadono una serie di cose che ovviamente disturbano la misura, e quindi occorre, diciamo, conoscerli. Vi faccio vedere questo circuito, che è un circuito che si chiama Ponte di Wheatstone. È un circuito fatto con queste quattro resistenze e alimentato, e poi c'è questa regolazione che poi vedremo. Perché vi voglio spiegare questo circuito? Perché un problema, che è un problema, diciamo, classico all'interno dei trasduttori resistivi,
di qualunque natura essi siano, in particolare, è che la resistenza del trasduttore non è costante al variare della temperatura. Quindi significa che il valore che io vado a misurare, che io simulo con questo schema, d'accordo? Quindi io in questo momento sto simulando la variazione di una resistenza, sto simulando, diciamo, una grandezza fisica. Con questo cursore io simulo la grandezza fisica che cambia il valore di questa resistenza. E io, diciamo, misuro il valore della resistenza attraverso la misura della corrente all'interno di questo dispositivo. Però quello che molto purtroppo, che spesso accade, è che questo valore di resistenza cambia al cambiare della temperatura. Quindi se la temperatura cresce, il valore della resistenza aumenta. Se la temperatura diminuisce, il valore della resistenza diminuisce. Quindi che significa? Che io questa misura che vado a fare è una misura che è affetta da un errore. Quindi a meno che io non sappia già prima qual è il valore, diciamo, la variazione legata alla temperatura, e quindi in qualche maniera io devo sottrarre o addizionare la grandezza relativa, io quando vado a fare la mia misura di resistenza, in questo modo commetto certamente un errore. Ok? Che è una cosa che accade notoriamente. Per cui tutti i dispositivi che usano trasduttori resistivi per misurare delle grandezze, che siano grandezze di forza, di pressione, eccetera, devono adoperare uno schema appropriato per evitare che questa temperatura possa incidere. Lo schema che viene adoperato è proprio questo del ponte di Wheatstone. Eccolo qua. Allora, in questo schema io vado ad utilizzare quattro resistenze in questa configurazione che si chiama configurazione a ponte. La misura e le quattro resistenze sono quattro resistenze uguali, tutte quante e quattro, in questo caso di 1000 ohm. Qual è l'accorgimento? Quindi in questo momento, se io ad esempio adesso metto questo a 1000, quindi metto il ponte in equilibrio, ecco qua. Adesso se io vado ad applicare l'alimentazione, vabbè, 2,50 e 2,50, vedete, la tensione ai due lati del ponte è esattamente la stessa. Quindi se io vado a misurare la differenza di potenziale ai due lati del ponte, io ottengo che in questo momento la grandezza è pari a zero. Ok? Ora supponiamo che, e questa è una cosa che si fa, diciamo abitualmente, che la mia grandezza si fa con gli strain gauge, che ponendo due strain gauge uguali, ponendoli in maniera opposta, si fa in maniera che quando c'è una forza, uno aumenta la resistenza e l'altro diminuisce, nella stessa misura. Si fa montando gli strain gauge con i dispositivi in maniera attuale, in maniera, diciamo, appropriata. Quindi che succede? Che io quando applico la forza, io ad esempio questa resistenza diventa 1100.
E questa diventa 900. Ok? Quando io applico 900 e 1100 e metto il segnale, come vedete, qui do 2,38 e 2,36. Quindi cambia, c'ho una modifica del valore della differenza di potenziale. Ovviamente se aumento la differenza, 1200 e 800, la differenza aumenta. Okay. La cosa particolare è che questa differenza, se questa resistenza cioè se il valore delle resistenze cambia per tutte le resistenze, supponiamo che aumentare tutte le resistenze di 100 ohm, quindi questa diventa 1100. Questa diventa 1100. Questo diventa 900. Questo diventa 1300. I due valori non sono rimasti gli stessi. Quindi se io ho una modifica della temperatura che mi fa cambiare il valore delle resistenze, se queste resistenze sono montate a ponte, il mio valore, la mia misura non cambia. Per questo il ponte di Wheatstone è un dispositivo usato sistematicamente quando si fanno delle misure di tipo resistivo, perché la incidenza della temperatura nella misura della resistenza è forte, non è che una cosa di qualche piccola percentuale, no, può essere anche del 10-15%. D'altra parte, noi non ce ne accorgiamo, noi l'impatto della temperatura, no, è tanto, perché noi possiamo trovarci tranquillamente che passiamo da 30 gradi a meno 5, quindi possiamo avere dei salti di temperatura importanti. Se le misure dovessero impattare, se queste differenze di temperatura dovessero impattare in maniera non controllata sulla misura, e noi vedremmo un numero all'otto alla mattina alla sera. Dimmi. No, volevo sapere fino a quanto riusciva a risolvere il problema della temperatura. Il ponte di Wilson è qualunque temperatura. La differenza di... Ma qualunque differenza, perché è proprio per come sono strutturate le resistenze che cambiano tutte quali. L'importante è che le quattro resistenze siano tutte quattro, e in genere vengono fatte apposta dello stesso materiale, in modo che il cambio, diciamo, la variazione di resistenza legata alla temperatura sia la stessa per tutti quanti. Perché il problema è se, ad esempio, è vero che le resistenze cambiano con la temperatura, ma non è detto che cambino tutte quante con lo stesso parametro, a seconda del materiale. Ci stanno materiali che hanno dei, qui chiamiamo coefficienti termici diversi, per cui dei materiali cambiano in un modo, dei materiali cambiano meno. Per cui se io nel ponte di Wheatstone ci dovessi mettere resistenze diverse, invece, siccome normalmente vengono sempre messe resistenze uguali, allora anche quando cambia la temperatura, la misura non viene, diciamo, intaccata. Basta vedere se è brutto, cioè Sì? se non c'è una cosa che non si risolve. No, il ponte com'è che deve essere brutto? Allora, La misura è una genere che mi insulti, ma quando c'è una struttura che non può, come faccio a sapere se non funziona? se l'apparecchio è progettato per bene, funziona. Ora, in generale, per qualunque apparecchio, è buona norma che prima di adoperare l'apparecchio si facciano delle, ci siano delle, diciamo, delle procedure di test che verificano se l'apparecchio sta funzionando correttamente o meno.
Questo normalmente lo prevedono i sistemi, gli anodi pulsanti che fanno il test alla caratura, questa, cioè è giusta e sana la preoccupazione, perché io quando faccio una misura devo sempre pormi prima il dubbio legittimo di sapere se l'apparecchiatura è nelle condizioni corrette di funzionamento. Di fatto, in un qualunque laboratorio di misura si fanno in maniera sistematica e periodica dei test di calibrazione delle apparecchiature proprio per verificare che l'apparecchiatura rispetti, diciamo, i requisiti di accuratezza che sono quelli là indicati dalle caratteristiche. E va fatto ogni tot per essere certi che, ma un laboratorio in generale deve prevedere questa attenzione alla cura, alla verifica delle condizioni di funzionamento. Che non sempre questo accade, questa è un'altra storia. Torniamo punto e da capo: è una responsabilità del direttore preoccuparsi che le apparecchiature che vengono adoperate per fare determinate misure siano nelle condizioni, diciamo, di targa di funzionamento, perché sennò, ovviamente, tu mi stai dicendo è aria fritta. Quindi questo per quanto riguarda il ponte di Winston, i sensori l'abbiamo detto. Parliamo adesso degli elettrodi. Gli elettrodi sono diciamo una tipologia particolare di sensore, perché sono in realtà dei sensori che permettono di prelevare dalla superficie di un mezzo qualsiasi, quindi parliamo in questo caso su elettrodi che si mettono elettrodi cutanei, ma ci possono essere elettrodi intramuscolari, elettrodi diciamo biochimici. In generale si parla di elettrodi ogni qualvolta io vado a prelevare da un mezzo, che sia un mezzo fisico, un mezzo biologico, una grandezza elettrica. Chiaro? Quindi io quando vado a fare il elettrocardiogramma mi mettono gli elettrodi. Quando a fare l'elettroencefalogramma emettono gli elettrodi. No, sono elettrodi perché? Perché rilevano dalla superficie del corpo diciamo, le differenze di potenziale e le correnti. In particolare, io per misurare una differenza di potenziale ho bisogno di almeno due elettrodi che misurano la differenza di potenziale sul corpo. Ovviamente, per fare quella misura, quegli elettrodi poi a loro volta saranno attraversati da una corrente, per quanto piccola, che però passa negli elettrodi, poi va all'interno dell'apparecchiatura e fa rilevare quelle differenze di potenziale che mi interessano, perché quando io applico gli elettrodi a un mezzo biologico, quella differenza di potenziale che rilevo è una differenza di potenziale che ha, da un punto di vista clinico, diagnostico, scientifico, ha un valore, ha un significato. Quando io vado a fare misurare l'elettrocardiogramma, per me il dato di tensione rilevato con una certa modalità e che è relativo a quello che è, e che in qualche maniera è commisurato all'attività elettrica del cuore, per me ha un valore diagnostico. Il dato elettrico, quindi la differenza di potenziale che io vado a misurare sullo scalpo, no? Quando vado a misurare l'attività elettrica del cervello, per me ha un valore diagnostico. Non è che ha un valore diagnostico in generale quel livello di tensione, perché quel livello di tensione, nella stragrande maggioranza dei casi, non è che mi dice c'è il valore 1, no, che quel valore singolo non mi dice niente. Quello che mi dice che ha un valore clinico, che ha un valore che è, diciamo, che ha un riscontro in quello che è il comportamento del sistema biologico sotteso, è l'andamento nel tempo. Quindi la differenza di potenziale che viene ottenuta dalla registrazione elettrocardiogramma ha un andamento di un certo tipo che è legato per ogni, diciamo che è riconoscibile, riconducibile al funzionamento del muscolo cardiaco. Quindi quando noi facciamo, ad esempio, rileviamo un tracciato elettrocardiografico, no, non sa so, andiamo a prendere.
Qui hanno una cosa così. Ok, quindi io vado a misurare questo tracciato. Che significa? Che andando con un'opportuna, diciamo, applicazione di elettrodi, qui rilevo linea di base 0 V per un certo tempo. Poi a un certo punto questa linea di base aumenta, per cui rilevo una tensione che cresce secondo questo andamento, secondo questi valori 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, poi 0,3, 0,2, 0,1. Ok? Poi si mantiene un'altra volta sullo 0, poi improvvisamente fa un andamento, quindi ho valori di tensione che prima diminuiscono, poi crescono repentinamente e così via. Questo nel tempo. Allora, questi perché è importante la misura dei parametri biologici? Perché queste grandezze che sono dei livelli di tensione registrati nel tempo hanno un senso. Perché? Questa onda P è prodotta, è il risultato. Il fatto che la differenza di potenziale aumenti in quell'istante è legato al fatto che in quest'istante, all'interno del muscolo cardiaco, c'è la fase di attivazione dell'atrio. Quindi, quando viene attivato l'atrio all'interno del muscolo cardiaco, viene prodotto nel volume circostante delle correnti che poi fanno cadere, generano sugli elettrodi applicati una differenza di potenziale di questo valore. Quindi c'è il generatore di corrente che è fisiologico, che in questo caso è il muscolo cardiaco. Il muscolo cardiaco genera correnti nel tessuto. Queste correnti nel tessuto, così come possiamo vedere in qualunque, ecco qua, no? Quando io prendo, immaginiamo, no? Ok, immaginiamo che questo sia il biogeneratore. Il biogeneratore fa passare immaginiamo che questa sequenza di resistenze ok immaginiamo questa sequenza di resistenze riproduca il corpo, no? Quindi in questo caso abbiamo il biogeneratore che, vabbè, forse è meglio metterci un generatore di corrente alternata. Immaginate che questo generatore di corrente alternata è un generatore elettrico che è legato alla depolarizzazione del muscolo cardiaco. Muscolo cardiaco di depolarizza, quindi genera correnti nel tessuto circostante. Queste correnti scorrono all'interno di queste resistenze. Quindi, se io voglio avere delle informazioni su come funziona il muscolo cardiaco, devo misurare, ad esempio, la differenza di potenziale tra queste due resistenze. Come faccio? E io misurerò un apparecchio che misura la tensione qua. Misura la tensione qua. E ne fa la differenza. Ok, io adesso misuro, ho queste due misure di tensione. Quando io faccio variare quando applico. Ecco qui, c'ho la mia differenza di potenziale, c'ho questa tensione, la verde e la blu, però questo è per... Ah, perché c'è questa qua che...
Ok, quindi io ho la tensione blu, la tensione verde, che sono diverse, istante per istante. Quindi se io misuro la differenza tra queste due tensioni, che sarà anche questa una tensione sinusoidale, io ho misurato una tensione che è relativa a quello che è il comportamento diciamo, del biopotenziale che in questo momento è il cuore, o che può essere il cervello. Quindi andando a fare misure quindi in corrispondenza di questi due punti, per fare sì che io possa misurare questa differenza, c'è già mettere due elettrodi. Chiaro? Gli elettrodi servono a questo, servono proprio a intercettare in qualunque punto del corpo la grandezza elettrica e quindi fare delle misure. Che sono le misure di tensione o misure di corrente, se vado ad assorbire una parte di corrente, quello che posso. Quindi a questo servono gli elettrodi. Ora il problema è capire come l'elettrodo può fare questa cosa, che non è una cosa semplice, anche perché c'è un elettrodo che è diverso a seconda del punto dell'applicazione che io voglio fare, perché se io voglio fare un'applicazione sul devo misurare l'attività elettrica del cervello, userò un tipo di elettrodo che tra l'altro deve essere piccolo, deve essere, diciamo, deve poter essere messo sui capelli, quindi deve essere studiato per poter intercettare in quel punto quel tipo di segnale elettrico. Se io devo fare un segnale, devo prendere un segnale elettromiografico dalla superficie del muscolo attraverso un ago, dovrò mettere un ago sulla superficie del muscolo per misurare l'attività elettrica sul muscolo. Così come se voglio misurare l'attività elettrocardiaca, dovrò utilizzare degli elettrodi, quelli sono i più fessi, devo dire la verità, che basta appoggiarli sulla pelle e misurare. E anche lì, però, se non lo fai in una certa maniera, lo stesso non riesce a misurare. Perché non è così semplice, non è basta mettere un pezzo di ferro in coppa a pelle e tu registri il segnale elettrico. Perché? Perché nel momento in cui si applica un elettrodo sulla pelle, succede qualcosa del genere. Cioè noi andiamo ad applicare un qualcosa che si comporta come una resistenza e come una capacità, con in parallelo una resistenza. Dove i valori di queste resistenze e di queste capacità dipendono dalla natura della pelle e dipendono anche da come noi lo applichiamo, perché questi dipendono dal materiale dell'elettrodo. E se non vengono messi adeguatamente, questi valori possono assumere un valore tale che rendono la misura, diciamo, del tutto inaccurata, se non inutile. Chiaro? Non a caso quando vengono messi ad esempio gli elettrodi, no? Ci cioè, avete fatto caso, mi mettono quella pasta sotto gli elettrodi, no? Quella pasta serve proprio a diminuire il valore di queste resistenze, perché altrimenti queste resistenze avrebbero un valore così alto che la corrente che viene intercettata non è sufficiente per andare a fare la misura. Come può capitare che alle volte quando si fanno delle misure di elettrocardiogramma che si prolungano nel tempo, quella plasta che viene messa si asciuga. E quindi magari se è una registrazione che dura 24 ore nel tempo, poi alla fine a un certo punto quello non registra più niente. Quindi non è semplice. Diciamo che normalmente, poi c'è sta anche un'altra questione, pure interessante, che nel momento in cui si vanno a mettere questi elettrodi, succede che si generano quasi delle differenze di potenziale, quindi come se nascessero dei generatori di corrente continua legati a una specie di effetto pila. Cioè, quando io vado a mettere la piastra, che è un metallo, sulla pelle, si genera una piccola differenza di potenziale di qualche millivolt. Si chiama potenziale di mezza cella, che però pure disturba.
Perché se il segnale che io vado a rilevare è un segnale piccolo, questo potenziale potrebbe anche dare fastidio. Quindi lo schema che in generale, diciamo, si misura a seguito di dell'applicazione di un elettrodo in genere è di questo tipo. Quindi abbiamo due resistenze, condensatore, una resistenza, poi magari provo a fare qualche esercitazione per la prossima volta per vedere di simulare qualche cosa che poi possiate portare anche voi stessi. E dove naturalmente i valori, ed è importante che questi valori siano gli stessi in tutti e due gli elettrodi, perché altrimenti puoi misurare un dato piuttosto che un altro. E questi chiamo, diciamo, questa è la situazione classica, diciamo la configurazione classica per quelli che sono chiamati gli elettrodi superficiali. Poi abbiamo anche elettrodi endocavitari, cioè elettrodi che vanno messi all'interno della pelle e che quindi, come vedete, sono fatti in maniera apposta per avere un'area isolante e poi una parte, diciamo, metallica nel quale si va a prelevare il dato direttamente sul tessuto. Un esempio sono gli elettrodi per elettromiografia di tipo percutaneo, che nel momento in cui io vado a voglio registrare un dato elettrico all'interno, perché il dato che io vado a registrare sulla superficie è legato a quello che è la corrente prodotta sulla superficie del corpo dall'attività elettrica del muscolo, ma io vado a registrare quella che è la corrente sulla superficie del muscolo. Se io voglio registrare la differenza di potenziale esercitata sulla superficie della pelle, quindi esterna, ma se io voglio registrare la differenza di potenziale che è generata direttamente sulla superficie del muscolo, io non posso mettere l'elettrodo sulla pelle, perché sulla pelle misuro quello che è già prodotto nel tessuto circostante, devo andare direttamente sulla superficie del muscolo. E in questo caso occorre mettere degli elettrodi che sono direttamente posizionati sul ventre muscolare. È ovviamente una misura invasiva. Naturalmente dal punto di vista dell'elettrofisiologo, questo è un dato molto più accurato rispetto al dato che io vado a registrare sulla superficie esterna della pelle. Poi ci sono gli elettrodi che vengono usati, ad esempio, per andare a fare delle misure all'interno delle cellule. Qui, ovviamente, lì poi sono parametri. Anche se, diciamo, l'approccio, vedete che lo schema equivalente è molto più complesso, anche se l'approccio generale è sempre lo stesso, quindi se uno poi vuole andare a studiare, sempre uno schema elettrico di questo tipo va studiato, che ovviamente nel caso dell'elettrodo di superficie è più semplice, nel caso dell'elettrodo endocavitario, diciamo, è particolarmente più complicato. Va bene, io direi questo perché già vi vedo fuori dalla grazia di Dio, perché mo sono quasi l'una. Se avete delle domande, dei chiarimenti, perché io su questo mi fermerei la prossima volta, voglio provare a portare un'esercitazione sulla parte dell'elettrodo di superficie e poi naturalmente ma quante lezioni ci mancano? Due lezioni da 4 ore. Va bene.
Allora, così la prossima volta facciamo questa esercitazione e poi facciamo la parte di sicurezza elettrica insieme.